Ciao mondo, oggi puntata on the road. Sono qua alla Fiera del DES, Distretto Economia Solidale di Varese, in rappresentanza del Linux Bar. Sono qua con gli amici dell'IFO e del GL Como. Abbiamo uno stand e stiamo mostrando alcune cose. Ciao a tutti, siamo qua con... Ciao a tutti, siamo qua con il LIFO, Linux Bar e tutti gli altri gruppi della provincia di Varese alla fiera del DES di Mannate del 2013. Allora, questo è il nostro stand, come vedete ricco di animazione. Soprattutto mostriamo della roba strana. Mostriamo della roba strana che poi vedremo, poi spiegheremo che cos'è. Invece magari iniziamo con qualcosa di meno strano e che fa già scappare tutti quanti, ovvero un programma di didattica della matematica, ovvero GeoGebra. Quindi quando si inizia a parlare di matematica, credo che già metà di chi vede questo filmato ha già messo su stop, mai più, ma non ci interessa, noi andiamo avanti lo stesso così. Allora, GeoGebra, programma. Diciamo, farò un po' di sali e scendi perché o inquadro te o inquadro il monitor. Allora, programma di geometria sintetica, ovvero è la geometria euclidea, la geometria che non ha a che fare con i numeri, non ha a che fare con le coordinate, ma ha a che fare con gli enti geometrici primitivi, quindi punto, retta e le relazioni tra punti e retta, senza avere a che fare appunto con le entità analitiche. In realtà c'è un collegamento tra proprietà sintetiche e proprietà analitiche, ma non voglio fare qui un film di matematica. Allora, iniziamo per esempio con una costruzione molto, molto generica. Quindi facciamo, prendiamo tre punti. Per esempio, il GeoGebra già me li chiama ABC. E per esempio facciamo la retta passante per due punti. La retta passante per B e per C, posso nascondere B e C e prendo un punto. Questo punto che ho selezionato sulla retta è vincolato a stare sulla retta, quindi io posso modificarlo e questo punto apparterà sempre a questa retta. Faccio qualche altra costruzione strana, tipo prendo il segmento da questi due punti, prendo la retta perpendicolare a questa retta passante per questo punto, prendo l'asse di questo segmento e prendo l'intersezione tra queste due rette. E si risolve che sei un secchione? No, si risolve che sono un matematico prima di tutto, questo forse si è capito, e ritengo cosa molto seria la matematica. Quindi, modificando, prendendo il punto D, che ricordo è vincolato adesso su questa retta, tutta la costruzione che ho fatto prima viene cambiata mantenendo i vincoli. Tanto per finire, faccio il cambio di proprietà, seleziono la traccia, quindi mostro la traccia di questo oggetto, e quindi modificando D, si vede che cambia. E ho tracciato quindi la parabola. Questa, per chi vuole più approfondimenti, è la definizione sintetica di parabola. È il luogo dei punti che sono equidistanti ad una retta data dalla direttrice e da un punto fisso che è il fuoco, questo è il punto A. Infatti questo punto E appartiene all'asse di questo segmento, quindi equidistante dal punto D e dal punto A, ma il punto D, guarda caso, mi rappresenta proprio il piede da perpendicolare il punto sulla retta, e la finisco qui. Questo è un esempio di utilizzo di GeoGebra. Ripeto, adesso in questo esempio non ho spiegato bene le proprietà analitiche, però si può vedere qua
sulla destra che ogni oggetto ha una propria equazione cartesiana. Quindi in realtà GeoGebra gli permette di passare da una descrizione sintetica ad una descrizione analitica delle entità geometriche. Solo matematica, ma permette anche di giocare. Faccio vedere un esempio di gioco, Pets on Fire, che praticamente è la simulazione di una chitarra elettrica. Quindi praticamente in questo modo, può vedere, si prende in mano la tastiera e appunto con questi tasti simulo la pressione dei tasti della tastiera e con questo simulo invece la pressione del pick. Faccio un esempio di musica. Questa. Controller può essere livello medium. Un secondo che mi metto in posizione consona. Adesso purtroppo sto guardando al contrario, quindi farò assolutamente pena. Però come vedete, io posso. Devo selezionare le note giuste al tempo giusto. La nota la faccio con la mano sinistra, adesso sto sbagliando tutte. Metto forse qui davanti che fosse meglio. Le note le seleziono con la mano sinistra, mentre il tempo è con la mano destra. Ma perché adesso ci sono diversi sistemi e diversi livelli di difficoltà. E fa in modo di tenere a posto. È una specie di clone di Guitar Hero, ma è assolutamente libero, non solo libero il software, ma appunto anche, anche la musica. Qualcosa keyboard. La musica almeno che viene data di default. KD è una Debian. Abbiamo Sugar, una distribuzione praticamente pensata per i bambini, pensata per giunta per l'OLPC di Negroponte, che è basata su Fedora, in questo caso Fedora 17. E niente, è pensata in maniera tale da essere focalizzata sul bambino. Di qua abbiamo Blender, o meglio, i filmati della Blender Foundation, in questo caso Big Buck Bunny, che viene eseguito dal Raspberry, che in questo momento ha collegato solo, è connesso, è alimentato direttamente da un hub USB. E poi qua abbiamo il pezzo forte, cosa abbiamo qua? Questa è una tastiera banana. La tastiera banana. Inquadra le banane, va, che ecco. Avanzano loro. Allora, questa qui è praticamente la mia interpretazione di un progetto di due ragazzi del MIT di Boston che si chiama Meiki Meiki. Io l'ho chiamato Yureki Yureki dalla contrazione di You Are a Key, cioè tu sei un bottone, un pulsante, e fondamentalmente non si fa altro che prendere la massa positiva, il polo positivo e chiudere il circuito. Niente di più, niente di meno. L'importante è che i materiali con cui si vuole collegare i vari fili siano abbiano una minima capacità di conduzione della corrente elettrica. Nel momento in cui si chiude il circuito, la schedina da questo lato, che è un clone dell'Arduino Leonardo, che è l'Olimexino, sa che si è chiuso un pin e poi viene interfacciato tramite una libreria che ho trovato in rete al computer come se fosse una tastiera USB. E poi cosa succede? Essendo una tastiera USB, qua sotto abbiamo VMPK, Virtual MIDI Piano Keyboard, se non mi sbaglio a ricordare, dove fondamentalmente ai vari pulsanti della tastiera sono associati i suoni. Niente di che, alla fine. Abbiamo dei bellissimi pannelli solari per sfruttare l'energia del sole.
Che tanto oggi?